Carissimi amici di Prossima Fermata Liscio, dopo un videoclip e l'altro torniamo qui in questa grande due giorni di salsa e non solo. Sono tornata con Michela Furia, che devo dire Juanidos, una delle organizzatrici. Come sta andando? Dacci un po' lo humor della situazione. Direi molto bene. Le persone ballano, le persone sudano, sono tutti sorridenti, tutti parlano tra di loro, il nostro obiettivo è quello, per cui direi che sta andando molto bene. Ho visto una gran serie di artisti in questi due giorni passare, li fermerei tutti per intervistarli, per farveli conoscere. Sì, possiamo dire di avere invitato una bellissima rosa di artisti e cosa dire, c'è solo da imparare. Belle parole davvero. E visto che parlavamo di questo Muovete, della particolarità di questa grande manifestazione che non riguarda solo il mondo della salsa ma ha avuto anche apertura ad altre discipline, parliamo di boogie. E ragazzi, io qui di fianco a me ho il maximum del boogie, che è Marika Milani. Ciao Marika. Ciao, ciao a tutti. Sì, io sono molto contenta, finalmente quest'anno Michela ha avuto questa grandissima idea di aprire un po' anche agli altri stili un convegno che insomma spero porti fortuna a tutti, perché per i miei allievi per esempio è stata una cosa nuovissima, la prima volta, sono emozionati, io più di loro, quindi grazie ancora per questa opportunità. Poi tantissimi artisti anche a livello di boogie, perché ho visto passare anche Sauro Dall'Oglio, magari dopo ve lo presenterò. Come sta andando? Sta andando molto bene e è ovvio che come tutte le cose nuove spaventano un po', cioè tutti sono increduli e non sanno se sono all'altezza, ma queste sono le occasioni per provare, imparare, portarsi a casa un'emozione, una cosa. Da ogni maestro ognuno ha le sue caratteristiche. Che meraviglia, che meraviglia. È davvero l'emozione che si respira lungo questo corridoio, vedere passare non soltanto gli artisti ma tutti i ragazzi del pubblico, si sono iscritti a vari stage. La cosa bella di questa manifestazione è che poi vedi una persona che si è iscritta magari alla bachata domenicana che poi va a fare boogie. Esatto, il bello è quello, perché si passa da una disciplina all'altra così. La cosa più difficile per Michela, che è una ballerina nata, è stare ferma coi piedi. Sì. Un bel po', anche perché sono tutti artisti che danno tanto e per cui un po' mi scoccia essere qui a non poter prendere niente, insomma. Invece Marika, tu ti sei divertita? Io un bel po', mi sono divertita un bel po', e poi è sempre un'occasione per imparare, ma anche io negli altri stili, perché vengo dallo stage di Son Doc, bellissimo. Guardate che meraviglia, quando vi dico ballare bello, fa bene, fatelo, perché non soltanto vi fa tonificare ma vi apre la testa, la voglia di fare, la voglia di ballare, passando da una disciplina all'altra con grazia e disinvoltura come le nostre due ballerine qui. Grazie Marika. Grazie a voi. E grazie Michela, ti lascio andare perché correrai anche fino a stasera. Grazie a te.